I flussi piroclastici sono uno dei fenomeni vulcanici più pericolosi. Sono valanghe calde di frammenti di roccia, gas e ceneri vulcaniche. Si propagano rapidamente lungo i fianchi del vulcano e nelle valli circostanti. Possono risalire i pendii e superare ostacoli e rilievi topografici. Sono pericolosi perché più veloci di una persona che corre e spesso più veloci anche di una macchina. Per questo motivo, chi si trova sul loro percorso ha poche possibilità di fuga. Ciò che li rende particolarmente pericolosi e distruttivi è che sono estremamente caldi. Di giorno appaiono grigi e cinerei, ma di notte si vede che sono incandescenti. Distruggono e bruciano qualsiasi cosa sulla loro strada. La morte o lesioni gravissime sono certe per chi viene investito da un flusso piroclastico. I flussi piroclastici si possono formare in due modi principali. A volte il vulcano esplode e forma una fontana di gas e rocce polverizzate calde che prima sale rapidamente verso l'alto e poi ricade a terra, formando i flussi piroclastici che scorrono lungo i fianchi del vulcano. Altre volte, invece di esplodere, il vulcano emette lava quasi solida che si accumula intorno alla sommità. I flussi piroclastici si formano quando parti di questa lava franano verso valle. Anche se normalmente i flussi piroclastici scorrono lungo le valli, la parte più fine e leggera del flusso si può sollevare, formando nubi calde e veloci in grado di fuoriuscire dalla valle. Per questo anche le persone sui rilievi non sono al sicuro. I flussi piroclastici raggiungono normalmente distanze da 5 a 10 km dalla cima del vulcano, ma nelle eruzioni più grandi possono arrivare anche a più di 20 km. I vulcani che non eruttano da molti decenni o addirittura secoli possono sembrare pacifici, ma quando si risvegliano le eruzioni sono spesso molto grandi ed esplosive. Gli scienziati possono valutare se un vulcano si sta risvegliando e possono fornire indicazioni utili o suggerire l'evacuazione, che è l'unica protezione dai flussi piroclastici.